Ciao a tutti Cuggi, ben ritrovati dal vostro Andrenic91 in un nuovo video per Yokewatch Psicospettri. Oggi vi farò vedere come prendere Maximus N e Maximus K, rispettivamente chiamati Maximus Puro e Maximus Deca, in italiano. Ora, a differenza del personaggio che avete preso se maschio o femmina, avrete Maximus N o Maximus K, Maximus N per Nathan e Maximus K per Katie. Questi yokai sono ottenibili solo in Psicospettri. Però per prenderli dovete per forza aver unito sia Polpanime che Spiritossi a Psicospettri. Vi lascio in descrizione il link per farvi vedere come fare. Ma andando avanti, alla fine giungerete in questo punto dove troverete appunto un oggetto chiave. Una volta ottenuto questo oggetto chiave, finite le vie del mistero, battete il boss e a questo punto cosa bisogna fare? Bisogna andare ad Arrilandia. Una volta arrivati a casa della nonna non dobbiamo fare altro che uscire. E se notate nello schermo inferiore, al posto della tomba del nonno, ci sarà uno yokai. E quello è lo yokai che stiamo cercando, ma c'è anche un oggetto qui. Io raccolgo tutto, tranne le siringhe. Battutaccia. Eccolo qua. Allora, ovviamente, prima di combatterci bisogna salvare. Non so di preciso quale sia il suo cibo preferito, ma per Maximus K sono gli snack, quindi provo anche a lui a dare degli snack. Benvenuto, tu sei quello con il sigillo della gloria di Maximus Mask. Maximus Puro, infatti, si chiamava Maximus Puro, l'ho detto. Questo prova che hai completato la tua formazione davvero eroe. Eh? Sono certo di aver già sentito qualcuno parlare così. Tu, conosci Maximus Mask? Sì, certo. Sconfiggi i mali del mondo con amore, fegato e coraggio. Maximus Mask, invincibile eroe, difensore di tutti. Il mondo è mio amico. Bel lavoro, ragazzino. Anche il tuo tempismo era perfetto. Beh, durante l'allenamento l'ho dovuto provare tantissime volte. Bene, allora non sprechiamo il tuo allenamento, combattiamo. Ovviamente lui è l'anima di Nathaniel. Dimostrami di avere abbastanza fegato da poter tenere quel sigillo. Al massimo! Ah, hai risposto al massimo. Apprezzo il tuo amore, il tuo fegato e il tuo coraggio. Sì. Ok, Maximus Puro. Provo a dargli degli snack. Non so, quello più che c'ha più buono è snack goloso. Non so se a lui. Sì, anche a lui piacciono gli snack, ottimo. Carichiamo subito Humble. Ah, dovevo incantarlo per farmelo amico più facilmente. E dovevo anche portarmi uno yokai che avesse modo di farmelo diventare amico più facilmente. Tipo Carnino, Casanova, Q-Pistol. Vabbè dai, non fa nulla, sarà per un'altra volta. Ma a questo punto aspetto che lo attacchino loro e va KO. Ovviamente non mi aspetto di reclutarlo al primo combattimento, ma era giusto per farvi vedere come prenderlo, come era possibile appunto prendere Maximus Puro. Oh, non sono mai stato così carico, grazie. Fantastico, anch'io mi sono divertito. No, non dire fantastico. Devi dire al massimo. Al massimo. Esatto, proprio così. Bene, combattiamo ancora. Cioè, vorrei combattere, ma devo fare un altro allenamento speciale, Maximus. Quindi per oggi abbiamo finito, ma torno un'altra volta e combatteremo ancora. Ovviamente, possiamo anche resettare e combatterci, se no si può combattere giornalmente con lui. Ad ogni modo, con questo metodo si può prendere anche Maximus Deca, ovvero K, il nonno di Katie. Quindi è sempre lo stesso lavoro, non importa quale personaggio abbiate, si fa sempre la stessa cosa. Quindi Cuggio, per questo video è tutto, e come sempre vi ringrazio per averlo seguito, spero di essere stato abbastanza chiaro, perché ogni volta che cerco di spiegare qualcosa anche a me stesso finisce sempre che faccio un giro di parole inutile e non concludo mai nulla. Io vi ringrazio e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!